Fratelli e sorelle bianconere, riflessione delle 12:25, 12:30. Ci tenevo a chiedere scusa a Luigi Del Neri, ci tenevo a chiedere scusa a Ciro Ferrara e ci tenevo a chiedere scusa anche ad Alberto Zaccheroni perché loro, nonostante tutto, avessero una rosa nettamente più scarsa di quella che ha oggi la Juventus, hanno fatto un vero e proprio miracolo ad arrivare settimi perché hanno giocato con gente del calibro di Poulsen, del calibro di Thiago, del calibro di Armand Traoré, del calibro di Knezevic, del calibro di Grigra, del calibro di Melberg, del calibro di Felipe Melo, mi verrebbe da dire. Del calibro di Krasic, anche se non era male Krasic, però comunque si è bruciato. Hanno avuto periodacci con le quali si sono dovuti adattare con Michele Paolucci come attaccante, come Giannetti contro il Manchester City, affiancato da Iaquinta e da Del Piero, che ovviamente rimane l'immenso capitano. E quindi io devo fare le scuse a questi, io devo chiedere Begna, devo chiedere perdono a questi allenatori che con questa gentaglia comunque ha fatto un miracolo ad arrivare al settimo posto. Ed è comunque vero che la Juventus di quest'anno non sia una grandissima squadra, sia una rosa molto sopravvalutata, è stata molto sopravvalutata secondo me, ma non penso che comunque sia una squadra che non avesse comunque delle potenzialità per rientrare nelle prime quattro. Il campionato non è finito e va bene, però ragazzi è molto 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 difficile. Anche se avevo previsto tale disastro, avevo previsto tale disastro ad ottobre, ragazzi, non vi preoccupate che quando finirà il campionato vi posterò il video per intero, ragazzi. Io sono un uomo di parola, sono un uomo che mantiene la promessa fatta e ve lo posterò il video, ragazzi. Così vi farò vedere e capirete chi è Gaetano Scalandra e quanto capisce di calcio. E non sto sempre qui a menarla sul capire o non capire, però al tempo su Facebook me ne dissero di tutti i colori, mi dissero cambia squadra, non sei un vero juventino, sei occasionale, puoi non salire sul carro e adesso dovrei dire io, dovrei fare, no? Dovrei fare stu car, questo carro qui. Adesso salite voi su questo carro qui, salite voi. Il pesce puzza dalla testa, ragazzi, puzza dalla testa. E solo chi non capisce di calcio non può prevedere e capire anticipatamente quale sarebbe stata la stagione della Juventus quest'anno. Detto questo, ragazzi, non mi voglio dilungare più di tanto. Io vi saluto, vi auguro un buon pranzo. Attenzione, ragazzi, dalle 14 in poi perché la Juventus potrebbe emettere un comunicato di esonero, ragazzi, di Andrea Pirlo e affidare la panchina a Igor Tudor, che momentaneamente è l'allenatore in seconda, anche se non si vede da un bel po' di tempo in panchina, che non ci siano delle discussioni interne anche lì. E chi lo sa, ragazzi, per le ultime tre partite e per la finale di Coppa Italia, per dare quantomeno una piccola scossa, anche se purtroppo ora è tardi, è una cosa che avremmo dovuto fare già tanto tempo fa. Detto questo, ancora una volta, ragazzi, vi auguro un buon pranzo e sempre forza Juve.